L'Europa della finanza e dei mercati fa nascere governi ormai focalizzati sulle questioni dell'economia, ma troppo disattenti ai temi sociali. Tale carenza sfibra la coesione sociale e frena la crescita. Se ne è discusso in un convegno a Palazzo San Giacomo, realizzato nell'ambito del progetto Ring per le pari opportunità di genere. Su questo tema ha tenuto un seminario l'esperta internazionale Sophie Dimitriulas. Abbiamo espresso la nostra grave preoccupazione per quanto riguarda l'orientazione monetaristica e economica della governanza economica europea e delle misure di austerità che si applicano a livello nazionale, misure che molto spesso ignorano la dimensione umana, la dimensione sociale della crisi. E in questo momento la realtà sorpassa le nostre preoccupazioni. Viviamo in Europa, soprattutto in Europa del Sud, una crisi umanitaria delle più gravi che succede dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non è solo una questione di crisi economica, è anche una questione di crisi proprio di umanità. Cioè, quello che sta succedendo vicino a casa nostra, a Kiev, ci fa capire ancora di più quanto la crisi economica agisca sulla vita delle persone, ma anche proprio sul senso di una comunità che si sta distruggendo. Allora io credo che esperienze come queste che ci porta Sofì, ma come tante altre persone che si occupano al Consiglio d'Europa, ma in qualsiasi altro luogo istituzionale della politica e dell'economia, di venire incontro alle esigenze e ai bisogni delle persone sia veramente una cosa molto importante. All'incontro è intervenuto il sindaco De Magistris, sottolineando l'importanza di presidiare e tutelare i diritti dei cittadini in un'Europa le cui politiche sono sempre più decise dai governi anziché dai parlamenti, sotto le crescenti pressioni dei poteri economico-finanziari. Ci vuole un'Europa dei diritti in cui si eliminano le disuguaglianze sociali, ci possono essere più investimenti, basta con questi patti di ottusità, come il patto di stabilità e altre cose di questo tipo. Ricordiamocelo anche adesso che sta per nascere un governo nuovo e poi una grande opportunità a proposito di coesione che sono i fondi, la programmazione dei fondi europei 2014-2020, ne abbiamo parlato anche oggi a Napoli, che devono andare soprattutto nella direzione del sociale, dell'innovazione tecnologica e della lotta alle disuguaglianze.